Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione, bentornato all'ospite di questa sera, l'assessore regionale alle politiche agricole, Dino Pepe. Buonasera. buonasera. Buonasera a voi. Detto politiche agricole, perché ovviamente questa sera tratteremo di questo, ma la sua delega è un po' più ampia, no? Abbastanza, sì, seguiamo le politiche agricole: la caccia, la pesca, il cicloturismo, il demanio marittimo, i contratti di fiume una serie di attività tra l'agricoltura, il mare e il cicloturismo in maniera particolare. Allora parleremo prevalentemente di agricoltura e soprattutto di uno dei prodotti dell'agricoltura che sono una delle eccellenze della nostra regione. Parleremo anche di altro perché poi qualche parola sull'olio eh, la vorrei spendere, però il vino in questo momento storico la fa da padrone, non fosse altro perché venite fuori da due importanti manifestazioni, vi preparate a, ad affrontarne una terza a giugno. Però insomma partiamo dal Vinitali che è stata eh, l'abbiamo seguita direttamente. Lei è stato nostro gradito ospite più volte eh, in collegamento da Verona. Ecco un bilancio lo possiamo fare. Il bilancio è sostanzialmente positivo del Vinitali 2015, è stata una manifestazione molto partecipata soprattutto dai professionisti del settore, è stata molto apprezzata dalle nostre cantine, ricordo che quest'anno l'Abruzzo si è presentata con 80 cantine vinicole per quanto riguarda il Vinitali e 17 aziende per quanto riguarda la manifestazione Sol per il settore olio. Una edizione molto partecipata, ben qualificata. Il nostro salone, il nostro padiglione, è stato visitato dal ministro Poletti delle politiche attive del lavoro, dal vice ministro dell'agricoltura Olivero, dal sottosegretario Castiglione e anche dall'ex ministro dell'agricoltura, attuale deputato all'Unione Europea Paolo De Castro. Poi ci sono stati tanti professionisti, tanti giornalisti, operatori del settore, davvero un'edizione molto apprezzata dai nostri operatori in maniera particolare. Voglio ringraziare in maniera forte e determinata per la collaborazione i quattro consorzi di tutela regionale, che con i loro presidenti, in particolar modo voglio ringraziare Tonino Verna e Alessandro Nicodemi, che hanno dato la piena collaborazione alla Regione per la, re la realizzazione di tutta la manifestazione. Momenti importanti ce ne sono stati nel Vinitali di quest'anno, però ecco, lei ne ha ricordati due particolari. La visita del ministro Poletti, che si è intrattenuto anche. In maniera simpatica e gradevole all'interno del Padiglione Abruzzo, è stato anche parecchio tempo, è stata quasi una visita privata la sua. E... Sì, è stata una visita molto apprezzata del Ministro Poletti che è rimasto con noi diverso tempo. Ha visitato tante aziende, tanti stand, tanti espositori del nostro vinite il Padiglione 12, ci ha consigliato una serie di iniziative da intraprendere per promuovere al meglio il nostro vino che rappresenta evidentemente per l'economia regionale un settore in crescita è un settore verso il quale dobbiamo investire molto in maniera concreta perché ci sono speranze molto positive soprattutto per quanto riguarda l'export e poi quella del vice ministro Olivero adesso per chi alla mia età ricorda qualcosa di calcio lei ha fatto un marcamento stile <ride> Burnic verrebbe da dire per chi se lo ricorda il difensore della Nazionale e dell'Inter perché lo ha marcato a uomo per tutto il padiglione del Piemonte perché ovviamente Olivero essendo un parlamentare poi che è stato eletto del Piemonte è andato nel, nel padiglione della sua regione, lei non lo ha mollato un attimo ed è riuscito a portarlo in Abruzzo, ecco come ha fatto? Ci tenevo in maniera particolare a portare l'amico viceministro Olivero nella nostra regione affinché potesse conoscere e apprezzare le nostre cantine ma anche e soprattutto il nostro vino, così tutti gli altri rappresentanti del governo che hanno visitato la nostra regione per dare importanza e rilievo al lavoro soprattutto dei nostri produttori che hanno fatto in questi anni un lavoro egregio, va sostenuto il loro lavoro, va promosso soprattutto perché possiamo continuare a migliorare le condizioni della nostra economia agricola regionale. Lei che viene da un paese che è un po' anche la patria del vino. La, il paese del gusto, lei lo ha, ha dato questa definizione e, eh, e poi da sindaco l'ha data a Torano, Torano Nuovo, che è, il, eh, che è il suo paese di origine, del quale è stato sindaco per dieci anni, eh, ed anche il paese del vino, perché ci sono importanti aziende vitivinicole nel territorio comunale di Torano Nuovo e è stata la sua prima esperienza. Al Vinitali da assessore regionale. Un'esperienza bellissima, meravigliosa. Ho accompagnato la carovana del Vinitali abruzzese a Verona in quattro giorni assolutamente meravigliosi per i risultati che abbiamo avuto come padiglione, ma anche per i tanti attestati di stima da parte dei mondi professionali del vino. C'è stata l'apertura con il ministro Martina e i tanti governatori delle regioni italiane, ovviamente insieme agli altri 19. Con ecco le immagini del ministro Martina. Insieme anche agli altri 19 assessori all'agricoltura, eh, si è aperta la, la manifestazione con il ministro diceva che ha assegnato. A ogni regione la medaglia Can Grande, a quelle persone che si sono distinte per quanto riguarda l'economia agricola regionale. Per quanto riguarda la nostra regione, di concerto e su suggerimento dei consorsi di tutela, quest'anno il Can Grande, questa medaglia, questo riconoscimento particolare è stato assegnato al presidente regionale di Asso Enologi, il dottor Nicola Dragani. Una cosa le va riconosciuta, lei è stato presente, quattro giorni non si è mai mosso. Dal padiglione Abruzzo. Ha fatto gli onori di casa, è questo che deve fare un assessore regionale? Ma io penso sì, quando facciamo tra virgolette politica estera, il governo regionale deve essere presente per accompagnare i nostri operatori economici della nostra regione per meglio presentarsi in Italia e nel mondo. Questo l'abbiamo fatto al Vinitale e continueremo a farlo anche nelle prossime manifestazioni di promozione del settore agricolo, in particolar modo quest'anno saremo Expo per poi procedere verso Bordeaux in Francia a giugno, dove saremo presenti a Vinexpo 2015. Ecco, ne parleremo, ne parleremo fra poco. Mi è sembrato di capire che ogni anno è l'anno di un determinato tipo di vino al Vini Italy. Quest'anno andava forte il pecorino, così? È uno dei nostri... Autoctoni è eh, molto apprezzato in questo periodo, c'è una produzione eh, prestigiosa nella nostra regione e ovviamente ha dei risultati assolutamente brillanti. Come dicevo prima, l'export nel mondo del vino ha un dato assolutamente eh, brillante e positivo, più 10% nel 2014 e ovviamente le produzioni autoctone si stanno distinguendo in maniera forte e determinata sui mercati internazionali. L'anno scorso è stato l'anno del Monte Pulciano. Ecco, il, quello del Montepulciano d'Abruzzo è un brand per non usare il termine vitigno è un brand che tira sempre di più assolutamente sì noi viaggiamo nel mondo con Montepulciano d'Abruzzo queste due parole magiche ci fanno essere protagonisti nel mondo io penso che il nostro vino è il migliore ambasciatore nell'Abruzzo nel mondo di questo dobbiamo essere consapevoli anche dobbiamo essere consapevoli della battaglia forte per quanto riguarda questa denominazione con il nobile di Montepulciano. C'è una sfida anche a livello giudiziario con quel contesto perché noi dobbiamo tutelare con forza la nostra regione il Montepulciano d'Abruzzo in maniera particolare. Ci stiamo lavorando di concerto ovviamente con i consorzi di tutela. C è stata anche la presentazione di una nuova associazione, è Abruzzo no? e la notizia quest'anno è che un esponente di una famiglia che produce vino d'eccellenza, no? Francesco Paolo Valentini, era presente al Vinitali, ecco loro non ci sono come cantina, però... Fa notizia. Assolutamente è stata una, una presenza molto apprezzata quella di Francesco Valentini a Vinitali di quest'anno, nell'ambito del quale è stata presentata la nuova associazione E-Abruzzo, un'associazione particolare che vuole associare non solo i produttori di vino, ma anche di una serie di eccellenze del nostro Abruzzo per presentare non solo i nostri prodotti, ma anche e soprattutto le caratteristiche del nostro territorio. Noi dobbiamo promuovere l'Abruzzo, la sua biodiversità, i suoi paesaggi, il suo territorio nel suo complesso, insieme ai prodotti, noi possiamo fare davvero dei prodotti con un valore aggiunto elevato per dare risposte concrete, in particolar modo ai nostri produttori, attraverso la rimunerazione giusta e dignitosa del loro lavoro e del loro impegno. Si è detto quest'anno che eh, il po' è stato un po' penalizzato dalla data. Perché è troppo a ridosso della manifestazione precedente, quella che eh, a Dussendorf, che trattava praticamente delle stesse cose. Ecco, c'è qualcosa, si può fare qualcosa per eh, allontanare un po' le date di queste due manifestazioni? Ma sono manifestazioni assolutamente importanti. Siamo state la settimana prima a Dussendorf al Provine e poi. Al Viniter, sono organizzazioni internazionali che risentono di, un, di una serie di, di elementi che condizionano le date di organizzazione. Io penso che mh, facendo un bilancio dopo qualche settimana sia dal Provain sia dal VINITRE il bilancio è assolutamente positivo, ho sentito anche i pareri dei consorzi e degli operatori che hanno partecipato ai due eventi. Io gli ho fatto una battuta mentre eravamo a, a Verona. E gli ho detto, per lei che è abituato a fare la sagra di Torano per dieci anni eh, da sindaco non l'ha organizzata perché la organizza la Prologo, però il sindaco di Torano poi sovrintende sì, un... dove, dove litigano tutti, beh al Vinitali è stata quasi una passeggiata di salute. <ride> <ride> Ma è un, il, il confronto eh, regge poco, le manifestazioni sono così importanti, quella di Verona è assolutamente la più grande manifestazione del vino nel mondo. Ovviamente l'esperienza dei dieci anni a Torano è, a del Saga, è stata un'esperienza assolutamente del Vino, utile insomma. di confronto con gli operatori a livello organizzativo, anche se voglio sottolineare l'impegno dei funzionari regionali per quanto riguarda l'organizzazione Sidi Vinitili che Del Sol, che sono ottimi collaboratori, che hanno saputo regolare tutte le attività in maniera equilibrata e saggia. Altra novità di quest'anno, la bollicina abruzzese. Ecco, è stata una sorpresa, io non l'avevo mai assaggiata. E... È stata non, molto apprezzata. Non è come il Francia ecco, Assolutamente, diciamo. però, però ci sono fa la del, sua bella figura. Ci sono delle iniziative da parte di tanti produttori regionali che si stanno confrontando con le bollicine con, con ottimi risultati. Tante volte siamo portati ad assaggiare le ostriche del mare del nord con le bollicine del Veneto o di altre regioni. Invece, dobbiamo sapere apprezzare sempre di più i nostri prodotti locali. E perché no assaggiare le nostre ostriche prodotte dal Mare Adriatico con una serie di allevamenti che abbiamo anche promossi grazie ai fondi della pesca eh, regionale e accompagnare quelle ostriche con il nostro pecorino il nostro, o le nostre bollicine regionali? E certo eh, lei ha parlato di ostriche, ma insomma anche il resto del pesce, non è che. visto so che lei è anche assessore eh, della pesca, insomma. Eh. Abbiamo degli ottimi allevamenti di, di ostriche, di cozze, ma anche la nostra produzione marittima assolutamente eh, di primo piano su tutto il litorale adriatico. Ma quanto, quanto ci penalizzano queste regole europee che vogliono stabilire le dimensioni delle vongole, eh, le dimensioni delle alici? Le... Sono siamo regole proprio, siamo raggi toccando. Secondo me dei livelli ridicoli. Perché... Sì, sono regole a volte imbarazzanti che stanno deprimendo tutto il settore eh, della pesca regionale e anche il Fondo comunitario di riferimento, che è il Fondo europeo per la pesca 2007-2013, il FEAMP per il 2014-2020, che viene gestito a livello nazionale direttamente dal Ministero della Pesca e questo condiziona non di poco tutta l'attività della pesca regionale. Senta, lei ha prima accennato al sol, il sol è una, una manifestazione nella manifestazione, cioè all'interno del vinitali ci sono poi altri, attivi, altri prodotti che vengono esporti, esposti, l'olio in primis, presenza abruzzese importante anche quest'anno con riconoscimenti anche di un certo livello. Nel... Nonostante l'annata infelice Nonostante l'annata, la stagione 2014 è stata una stagione triste per il settore olio Non solo nella nostra regione ma in tutta l'area eh, adriatica Noi abbiamo avuto un calo di produzione assolutamente importante su tutta la regione, ma quest'anno al Vinite e al Sol che riguarda i padiglioni di, di esposizioni di, di produttori di olio abbiamo avuto 17 aziende regionali che si sono distinte, hanno avuto apprezzamenti, riconoscimenti e hanno avuto premi importanti come il Soldoro. E, eh, le nostre aziende hanno eh, fatto bene in corso di quella manifestazione, e hanno ottenuto risultati eh, a livello commerciale molto importanti. Io le ringrazio perché hanno avuto coraggio quest'anno e sono stati incoraggiate anche da importanti risultati di tipo commerciale. Ecco quanto è importante nell'ambito dell'economia regionale eh, la produzione dell'olio che poi è condizionata, così come il vino, ma come tutte, tutti i prodotti che derivano dall'agricoltura, dalla natura, eh, da determinate situazioni. No? Quest'anno per esempio eh, la mosca e anche altri parassiti hanno condizionato la produzione dell'olio e pare che anche il, il prossimo raccolto, facciamo gli scongiuri, ma eh, non è che si, pre, si annunci... Positivo. Il 2014 è stato segnato in maniera forte dalla, dai danni della mosca ma anche dai danni derivanti dal, dal meteo. Il 2015 da questo punto di vista si prospetta assolutamente migliore stiamo contrastando l'arrivo della xylella fastidiosa. Ecco quello questo... è... Questo insetto è così dannoso per la nostra economia, sta dando degli effetti assolutamente negativi in, in Puglia. Noi abbiamo insediato in regione un comitato di crisi con degli esperti di livello nazionale per mettere in campo tutta una serie di iniziative che possono contrastare questa xylella fastidiosa. Di si concerto, può prevenire? Ma, um, si può solo contrastare, attualmente non ci sono tra virgolette, cure, eh, però dobbiamo creare delle, dei confini, de, de, dobbiamo. Delle barriere molto forti circa eh, l'arrivo di questo quest inset nella nostra regione. Il, il Ministro ha insediato un commissario nazionale per, questo, per questa grave situazione della Xylella fastidiosa, di concerto con il Ministero e, soprattutto, grazie ai tecnici regionali. Al momento è assente nella nostra regione l'axilella e siamo oh, pronti e preparati per contrastare l'arrivo di questo batterio davvero dannoso per la nostra vita. Anche perché economia. in Puglia eh, sta facendo danni enormi. Io sì, eh, lo leggevo Puglia... su un settimanale la settimana scorsa, adesso non ricordo se Panorama o l'Espresso, c'era un servizio eh, proprio su... Sono, su in, questa, corso, su questo sono in corso insecto. diversi tagli e abbattimenti di ulivi secolari. Eh sì, perché si insinua all'interno della, della pianta e la rende sì. praticamente... Purtroppo questo insetto arriva dal, dalle Americhe per una serie di importazioni, tra virgolette, non regolari e hanno portato questa malattia anche sul nostro territorio. Quello che è successo tempo fa per le, mh, le palme dei nostri lungomari, eh, quello che è successo un po' con la Moscolearia del 2014. Ci stiamo attrezzando per contrastare al meglio questo fenomeno. Senta, eh, un altro fenomeno che va ad incidere sull'economia regionale e, e anche sulla credibilità delle aziende che producono olio, vino, soprattutto vino, è quello dei prodotti taroccati. No? Perché, eh, notizia dei giorni scorsi, un'imponente eh, operazione della Guardia di Finanza, dei NAS hanno sventato un traffico. Di prodotti contraffatti, quanto va a incidere questo sul bilancio delle aziende ma anche della regione? Ma a livello nazionale il problema della contraffazione va oltre i 15 milioni di euro per quanto riguarda il giro d'affari anche. perché Montepulciano d'Abruzzo preparato, che gira con dentro l'ecco? Le sì, come così l'olio extravergine d'olio veramente si trovano a prezzi incredibili sul mercato e questo ehm, ci deve far riflettere, deve far riflettere soprattutto i nostri consumatori che vanno tra virgolette, educati circa le bontà dei nostri prodotti, circa l'olio, il vino e dobbiamo combattere la contraffazione eh, nel miglior modo possibile, sia attraverso le forze dell'ordine ovviamente, ma anche attraverso un eh, percorso di formazione e informazione dei nostri giovani, delle nostre famiglie, dei nostri cittadini che devono saper acquistare prodotti di qualità e soprattutto. Prodotti del nostro territorio. Noi dobbiamo sviluppare anche i concetti di filiera corta e filiera lunga, in particolare la filiera corta e il chilometro zero sono elementi ben scritti e dettagliati nella prossima programmazione comunitaria, nel PSR 2014-2020, dove questi elementi di promozione del nostro territorio, dei nostri prodotti all'interno della nostra regione sono definiti in maniera dettagliata. Dovremmo favorire, mi permetta, Assessore, eh, il fatto che. E informare soprattutto che c'è la possibilità di andare ad acquistare prodotti di altissima qualità direttamente ai frantoi per quello che riguarda l'olio o alle cantine per quello che riguarda il vino. Io, ehm, qualche mese fa, eh, in una, prima di una puntata eh, con due produttori di olio, eh, mi sono fatto un giro in un supermercato e ho fatto vedere che un litro di olio d'oliva extravergine costava 2 euro, 1,50 euro. Eh, loro mezzo litro in frantoio lo vendono a 7 euro, 8 euro. Bisognerebbe far capire che magari, è vero che in questo periodo di crisi insomma, i soldi non ci sono, però quei 7 euro sono 7 euro che eh, spesi per un prodotto di qualità e sicuramente controllato. L'euro e 50, i 2 euro magari sono spesi per un prodotto che... Non si sa da per dove viene e non si sa di che cosa è fatto. È importante una giusta educazione alimentare dei nostri cittadini, delle nostre famiglie. Consumate nostri... meno ma consumate meglio, bene, questo è Ma essere. soprattutto consumare bene. Spesso le famiglie magari spendono tantissimo per altri prodotti. Eh, e poi magari non si concentra sul, sull'olio, sul vino, su questi prodotti che noi consumiamo quotidianamente. Fare attenzione su questo è assolutamente importante, noi dobbiamo saper educare i nostri consumatori, ma in particolar modo i nostri giovani nelle scuole. Queste eh, informazioni devono arrivare nelle scuole, deve arrivare a un concetto sano dei nostri prodotti che lo sono e l'Abruzzo può essere assolutamente protagonista da questo punto di vista. Tutto questo passa anche attraverso un'informazione istituzionale, cioè un'informazione che la regione deve far passare come messaggio. Assolutamente sì, noi dobbiamo promuovere le filiere corte in maniera particolare, ma anche una serie di processi informativi comunicativi verso gli abruzzesi innanzitutto dobbiamo saper comunicare al meglio la bontà dei nostri prodotti e soprattutto la giustezza di acquistare abruzzese e soprattutto i nostri prodotti abruzzesi per eccellente ma non parliamo solamente di, di vino e olio ma anche dei prodotti orticoli, dei nostri cereali dell'agricoltura e di questo, di questo parleremo fra poco subito dopo la pubblicità Allora, Assessore Pepe, mi diceva che per quello che riguarda l'olio, così chiudiamo questo discorso, avete attivato cosa? Abbiamo attivato, nei prossimi giorni si sarà una riunione tra i rappresentanti del, del settore olio abruzzese, i tre consorsi DOP, il rappresentante del, del DAC, le organizzazioni sindacali per fare il punto sulla situazione e soprattutto per sviluppare una serie di idee condivise sull'olio nei prossimi anni in Regione Abruzzo. Adesso parliamo dell'Expo Expo 2015, dedicato come ormai è noto a quella che è l'alimentazione, i prodotti eccetera. L'Abruzzo avrà Casa Abruzzo che sarà nel quartiere Brera eh, di Milano, ma eh, ovviamente dovrete promuovere lì soprattutto i vostri prodotti. Ecco, visto che siete nel quartiere della Movida a Milano, no? come Casa Abruzzo. E, e, il quartiere dei locali do, dove si prendono gli aperitivi, dove c'è un consumo di alcol superiore al resto della città, e, come avete e, intenzione di comportarvi, cioè che, e, che cosa avete in mente di fare lì a casa Abruzzo per, stiamo parlando di vino, per eh, promuovere il prodotto abruzzese? Noi saremo pronti per Exposin dal 1 maggio, c'è cioè una macchina organizzativa regionale già in campo da diversi mesi, guidata dal sottosegretario Camillo D'Alessandro, coadiuvato dalla società della regione Abruzzo Sviluppo. Saremo presenti su Milano sia sì, all'interno del Padiglione Italia ovviamente, saremo protagonisti nella prima settimana di luglio con la settimana del protagonismo riservata a tutte le regioni. Quindi una settimana possiamo dire importante perché la prima settimana di luglio è settimana in piena estate sì, dove... Noi... Lì eh, dobbiamo cercare di meravigliare il mondo attraverso una serie di, di immagini, una serie di, di proposte comunicative che sono state curate dalle mh, università abruzzesi. Poi saremo presenti su Milano anche con Casa Abruzza, abbiamo preso uno spazio in zona Brera di 300-400 metri quadri e li abbiamo messi a disposizione di tutto il settore regionale quest'anno Expo parla di cibo e quindi in particolar modo dell'agricoltura abruzzese, dei prodotti abruzzesi delle eccellenze della nostra uh, regione, è in corso la realizzazione di un palinzesto per tutti i sei mesi di Expo quindi, uh, a Brera, all'interno di Casa Abruzzo sono previste una serie infinite di manifestazioni di promozione, di comunicazione di avvicinamento del mondo intero circa la nostra regione, perché oltre a comunicare con i nostri prodotti noi dobbiamo saper comunicare la destinazione Abruzzo. Molte volte abbiamo dei prodotti eh, assolutamente brillanti, dei prodotti di prima qualità, però manca la destinazione Abruzzo, manca la, eh, la, il saper coniugare la destinazione, quindi la nostra regione. Con Ma magari saper associare prodotti. il prodotto alla regione, sì, dobbiamo, ecco dobbiamo fare questo, io penso che Expo è una manifestazione che può aiutare l'Abruzzo, in questo senso ci stiamo lavorando in maniera forte, oltre a questo, oltre a Expo, oltre a Casa Abruzzo. Noi saremo presenti nel padiglione del vino, eh, dove saranno presenti tutte le regioni eh, italiane con un'organizzazione di Verona Fiere all'interno di Expo 2015. Saremo presenti con una serie infinita di etichette regionali per promuovere il nostro vino all'interno di Expo. Beh, quella sarà un'opportunità per le aziende vitivinicole da non perdere. Expo è una vetrina internazionale di primo ordine. Eh... Ci sono oltre 54 paesi, sono attesi 25 milioni di visitatori da tutto il mondo, una vetrina alla quale non si può essere assenti. Anche se poi il rischio è che gli italiani siano attratti dal punto di vista vitivinicolo da queste nuove produzioni che arrivano. Uh, Dall'estero, no? Dal, dai vini australiani, dai vini sudamericani, cileni, da quelli nordamericani degli Stati Uniti, californiani, ecco. Gli italiani, stato un periodo dove andava di moda consumare il vino. Del Napa, sono, della Napa Valley. sono grandi ricercatori del gusto e quindi, ovviamente, vanno. Ma noi dobbiamo soprattutto sapere attrarre i mercati internazionali, in particolare l'Asia, l'America del Nord. Questi per noi sono paesi assolutamente importanti dal punto di vista commerciale. Ci sono degli spazi evidenti per conquistare. Questi mercati, perché noi, oltre alla Germania, alla Francia, all'Europa, dobbiamo saper aggredire questi mercati internazionali che sicuramente riusciranno a darci dei risultati brillanti. Ma soprattutto dal Uniti, punto di vista reddituale. Negli Stati Uniti la presenza dei vini abruzzesi è importante, c'erano delle cantine, una uh, in particolare era fornitrice della Casa Bianca ai tempi dei Bush. E gli illuminati di controguerra quindi... sì assolutamente sì ma ci sono uh, ulteriori spazi commerciali in, in quelle aree da studi di nomisma ci risulta che appunto l'America del Nord e l'Asia in maniera particolare possono rappresentare per noi dei mercati di sbocco assolutamente interessanti se Emilio Pepe è andato a festeggiare i 50 anni della cantina, l'ha fatto anche a Torano ma se è andato a New York un motivo ci sarà? Assolutamente sì perché è uno degli esportatori... 50 anni di storia, esportati in maniera particolare, in maniera brillante e concreta, anche e soprattutto nei mercati del Nord America. Però Casa Abruzzo non sarà solo consumare vino, cioè, no, assolutamente. perché ci saranno eh, gli chef di qualità Abruzzo che cucineranno all'interno della... Casa Abruzzo è un contenitore a disposizione dell'economia agricola regionale in maniera particolare e ospiterà una serie di eventi, una serie di eventi comunicativi, di promozione, di esposizione, ma non solo ovviamente del vino, dell'olio, ma di tutti i prodotti agricoli regionali. Noi abbiamo una serie di produzioni di nicchia interessantissime al formaggio, all'orticolo, alle produzioni del Fucino. Noi abbiamo un'economia agricola Molto brillante in regione e questi sei mesi saranno lì a testimoniare l'importanza e soprattutto la qualità dell'agricoltura abruzzese. Lei quando sarà a Milano ha già programmato? Non potrà essere sei mesi presente lì come, come ha fatto Alvin Itali? Però... Assolutamente no. Io accompagnerò la Carovana Agricola regionale, io penso già dal, dal 2 maggio. Ah, dal 2 maggio quindi sarà lì per qualche sì, sì, giorno? Certo e eh, quando li dovrete ingaggiare penso il senatore Razzi perché visto il, il successo che ha solitamente Albinitali in queste manifestazioni eh, penso che dobbiate pagargli un ingaggio per farlo stare. Il senatore lì. è sempre presente a questo tipo di manifestazioni. Riscuote anche un certo successo, dobbiamo dire, firma autografi come una star insomma. Autografi e selfie e selfie, quindi lo mettete lì e attirate un po' di gente, però scherzi a parte, adesso eh, la gente viene portata dalla qualità di quello che si esatto, propone. Esatto, noi dobbiamo saper comunicare innanzitutto la qualità del nostro ambiente, la nostra biodiversità, il nostro paesaggio, il nostro mare. Le nostre montagne, la qualità dei nostri prodotti la dobbiamo saper raccontare per dare un valore aggiunto meritato ai nostri prodotti. A far capire soprattutto che l'Abruzzo, dal punto di vista gastronomico, non è solo arrosticini e qualcos'altro, ma c'è. Ma c'è anche una cultura eh, della cucina abruzzese rappresentata da grandi chef. Dico eh, su tutti, no, ci Non sono, me ne vogliano gli altri. Ma. Io penso che la comunità agricola eh, regionale possa rappresentare molto, la comunità agroalimentare regionale ha tanto da raccontare: i nostri pastifici, eh, i nostri produttori di dolci, i nostri produttori di, eh, di cereali, di, di prodotti orticoli una serie infinita di formaggi, una serie infinita di prodotti di qualità del nostro territorio, per non parlare delle produzioni di nicchie, dalle lenticchie di Santo Stefano alla mortadella di Campotosto, al carciofo di Cupello, al, <coughs> al tondino del Tavo. Abbiamo una serie di produzioni al tartufo, al tartufo ehm, ai funghi del nostro territorio, davvero una serie infinita di eh, produzioni di qualità della nostra regione che possiamo ben rappresentare presentare e presentare all'interno di Expo. Senta, visto che eh, l'Expo apre il primo maggio, non vi è venuto in mente, sai il primo maggio qual è il piatto tipico, no? ecco. Come no? Le virtù teramane ecco. non vi è venuto in mente il primo maggio di presentarvi intanto eh. all'Expo, all'apertura sarà... di Casa Abruzzo con le virtù teramane? Secondo me sarebbe stata un. Eh, ci sono progetti in corso per quanto riguarda le virtù teramane, sono state eh, rappresentate e descritte su, mh, sul Corriere della Sera qualche settimana sì. fa. Anche perché eh, devo fare i complimenti al collega Camillo D'Alessandri che ha avuto l'intuizione di inserire all'interno del nostro statuto regionale il diritto al cibo. Noi parliamo molto spesso di diritto all'istruzione, diritto alla salute. Abbiamo inserito all'interno del nostro statuto, quindi sostanzialmente la Costituzione della Regione Abruzzo, il diritto al cibo. È stata la prima, eh stata la prima regione italiana a, a inserire questo elemento che arricchisce eh, la nostra proposta normativa regionale e voglio fare i complimenti davvero a Camillo d'Alessandro che ha avuto questa intuizione di inserirla all'interno del eh, nostro Statuto regionale. Ecco, anche perché quella delle virtù è un, pi un piatto unico. Assolutamente sì, un piatto unico, molto ricco, molto apprezzato, non riproducibile non altrove. Riproducibile, assolutamente, ci sono una serie di iniziative sul Teramano che promuovono questo piatto e sicuramente sarà riproposto anche a Expo. Oh, lei invece poi parlava di un'altra manifestazione che ovviamente ha per protagonista il vino perché andrete a giocare fuori casa, cioè in trasferta, trasferta insidiosa a Bordeaux. Sì, poi a giugno andremo a Bordeaux a Vine Expo, questa manifestazione di promozione del vino a livello internazionale, è una manifestazione biennale. Partecipiamo con oltre 30 aziende regionali per eh, promuovere il nostro vino anche in quella terra, tra virgolette, difficile e concorrenziale quale è la Francia. Eh sì, perché lì c'è tutta una questione aperta no, di quale fosse il vino migliore sulla bollicina, mi dispiace ma siamo in ritardo, secondo me adesso mi, mi odieranno in molti, però sulla bollicina i francesi hanno ancora qualcosina in più rispetto Sicuramente, ma a noi. Eh, noi ci stiamo lavorando eh, con... Anche molta se attenzione. Ci, sono, ci sono dei prodotti italiani di primissimo livello, eh. ci sono delle produzioni soprattutto del nord Italia, al di là del Franciacorta, ma eh, di altissima qualità che si avvicinano molto se non alla pari dello champagne, però sui rossi, visto che si parla di Bordeaux, sui rossi come possiamo dice, andiamo a giocare. Per. Sui rossi competiamo assolutamente bene, per quanto riguarda le bollicine devo dire che tante aziende eh, regionali stanno lavorando, stanno soprattutto ricercando e innovando in questo settore. Senta, come... Come si approcciano i francesi eh, al rosso italiano? Perché un'immagina va a bordo eh, a giocare veramente fuori casa lì, è in trasferta. Eh, ecco, c'è curiosità. I, 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 i nostri produttori mh, si presentano assolutamente bene con eh, degli ottimi prodotti di qualità. A Vinite. Parlavo con un noto giornalista francese che conosce benissimo la realtà vinicola. Regionale e che eh, frequenta le nostre aziende e apprezza tantissimo eh, sia i produttori ma anche e soprattutto i prodotti della nostra regione per quanto riguarda il settore vinicolo. Noi sappiamo eh, ben lavorare il nostro vino grazie non solo al lavoro faticoso dei nostri produttori, ma anche agli enologi, ai cantinieri, a una serie di di attori e protagonisti del mondo vitivinicolo regionale e a questi va fatto davvero dei complimenti e eh, soprattutto va sottolineato il loro impegno e la loro capacità professionale di saper confezionare un ottimo prodotto che sa essere protagonista nei mercati nazionali e internazionali, anche in quello francese. Io penso che prima che sgomitare con i francesi, l'Abruzzo debba sgomitare con regioni italiane come il Piemonte la Toscana, il Veneto, il Veneto che hanno, la Sicilia, eh, la Sicilia eh, che hanno delle tradizioni che eh, sono più antiche rispetto a quelle nostre. Adesso lasciamo perdere la qualità, però ovviamente recuperare un gap dal punto di vista temporale di forse secoli eh, non è, non è Noi siamo la quinta regione italiana a livello di produzione vitivinica. Pensate, la provincia di Chieti è la seconda provincia italiana a livello di produzione, dopo la provincia di Trapani. Abbiamo prodotto nell'ultima stagione 3 milioni di ettolitri il problema è che di questi 3 milioni 1 milione e 2 DOP e quindi riusciamo a venderlo a venderlo bene a prezzi assolutamente competitivi mentre il resto di produzione 1 8 milione 8 appunto di, di ettolite è vino da tavola lì dobbiamo lavorare molto per fare in modo che questo vino tra virgolette eh, indifferenziato venga promosso attraverso sia eh, le DOP quindi DOCG, sottozone e quant'altro ma soprattutto dobbiamo Promuovere l'imbottigliamento di questo vino all'interno della nostra regione. Cosa che poi fa riflettere è che il famoso Brunello di Montalcino, eh, perché tutti i vini sono tagliati con altri vitigni, no? Era tagliato col Montepulciano d'Abruzzo. Quindi ecco questo è poi uno degli aspetti che dovrebbero far riflettere. Dobbiamo lavorare in questo senso eh, soprattutto con la comunità etnologica regionale, sapete rappresentate in particolar modo. Dal, dal Chietino, dove c'è l'80% di produzione vitivinicola, rappresentata e gestita da 32 imprese cooperative. Chietino e Teramano sono le due province <coughs> Sicuramente sì. più importanti. Eh, dopo c'è Pescare e poi per ultimo l'Aquila, dove ah, è solo un aspetto territoriale, esatto, lì, evidentemente lì si sviluppa un'agricoltura tra virgolette eroica eh, dovuta alla conformazione geografica. Ma mh, ripeto, soprattutto nel Chietino tutta questa produzione viene gestita da 32 imprese cooperative e lì dobbiamo fare tutti insieme una riflessione importante circa un fenomeno di aggregazione assolutamente necessario per essere competitivi con i mercati internazionali. Senta assessore, siamo ad aprile, quindi ci avviciniamo all'estate che è tempo di raccolti, il resto dell'agricoltura quest'anno come sta andando? Ma sicuramente bene, abbiamo avuto eh, qualche problema in particolar modo di dissesto idrogeologico con le piogge eh, del 4-5-6 eh, marzo, lì ci sono stati dei danni, eh, non dico tanto alle colture perché mh, a marzo insomma... Lo, 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 Ancora non si sono sviluppate del tutto, ma abbiamo avuto danni alle infrastrutture agricole, quindi stalle, fienile, una serie di smottamenti del terreno, la viabilità rurale, danni consistenti che cerchiamo di riparare o di contrastare con la richiesta di calamità che ha fatto la Giunta Regionale appena il 6 marzo scorso. Quindi, dal punto di vista della raccolta, per esempio, del grano, dei, del frumento, dei cereali, non ci sono gravissimi problemi. Non ci sono grandi problemi e questo già è una buona notizia. Lei poi parlava anche di altre eccellenze abruzzesi, la pasta, per esempio. No? Pasta industriale e pasta artigianale, ci sono produzioni veramente importanti. in assurdo. Assolutamente sì, abbiamo pastifici importantissimi a livello mondiale come ci sono pastifici regionali. Abbiamo una serie di altre produzioni di nicchie nel nostro territorio regionale che riescono a conquistare i mercati internazionali. Ecco, poi la pasta artigianale fatta con grano prodotto sì, in Abruzzo, è questo che lo fa. Che nel nel nostro territorio. Come adesso sta, si sta sviluppando anche una piccolissima nicchia di birre artigianali con luppolo prodotto sul nostro territorio. Con i cinghiali come stiamo messi? Con i cinghiali stiamo lavorando, voglio dire, con... Um, Molto impegno rispetto alle province e agli ATC. Stiamo per definire i piani quinquennali di gestione della fauna selvatica, in particolare per la provincia di Teramo che è quasi pronta. Così come quella di pescare, anche Chieti sta lavorando affinché noi entro un mese possiamo iniziare gli abbattimenti selettivi, cioè consentire ai cacciatori, se le controllori, di andare a caccia anche oltre i tre mesi di calendario venatorio. Per fare in modo che noi si possa ridurre e contrastare il fenomeno dei danni da fauna selvatica, anche se noi quest'anno nel bilancio 2015 abbiamo aumentato del 50% la dotazione finanziaria per, danni, per indennizzare i danni da fauna selvatica. 500.000 euro abbiamo messo nel 2014, 750.000 nel 2015. Ma il nostro obiettivo non è quello di indennizzare i produttori, ma è quello di tutelare le produzioni agricole. Quindi dobbiamo contrastare con tutte le nostre forze e soprattutto quello che ci consente la legge attuale di contrastare questo fenomeno così dannoso dei, uh, dei cinghiali nella nostra agricoltura Ecco lei forse è uno degli assessori che taglia più nastri durante eh, l'anno solare no? ha, iniziato, ha fatto al Vinitali al Padiglioni Abruzzo lo ha fatto alla Fiera dell'Agricoltura a Teramo che ha avuto un successo incredibile di la presenza quest'anno lo ha fatto a Lanciano poi quest'estate, al di là di quello della Sagra di Torano, il quale lei è padrone di casa, eh, quanti altri nastri andrà a tagliare? Ma sicuramente eh, il, il settore che seguo con tanta passione, quello del, dell'agroalimentare nel suo complesso, il settore agricolo ma anche il settore eh, della pesca prevede una serie di manifestazioni di promozione del nostro territorio e soprattutto delle nostre produzioni. Da qui a qualche giorno inaugureremo un'importante fiera. Floro vivaistica a Pescara, una fiera molto importante, partecipata non solo da produttori regionali, anche il settore vivaistico è brillante nella nostra regione. Quella fiera sicuramente metterà in mostra eh, quanto di bello si possa fare e realizzare nella nostra regione nel settore dei vivai. Direbbe che nella vita Dino Pepe fa il bancario, per esempio. Nessuno, però, però, eh. <ride> però faccio il bancario. <ride> In un credito cooperativo, In un credito cooperativo. E quindi eh, le ex casse rurali, quindi molto legate a questo settore. Grazie all'assessore al regionale dell'agricoltura, pesca, eccetera, eccetera, Dino Pepe. Grazie a voi e buona serata. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.